Tra le imprese che hanno usufruito dei servizi di Start 4.0 all'interno della Casa delle Tecnologie Emergenti di Genova, Opificio Digitale per la Cultura, c'è Must Maintenance Urban Sharing Tool, una startup innovativa nata con l'obiettivo di fornire un servizio partecipato di manutenzione e gestione del patrimonio edilizio in grado di supportare le persone nell'individuazione di guasti o danneggiamenti. Must è un applicativo che si intende mettersi a supporto dei gestori di grandi patrimoni nella fase di monitoraggio della manutenzione, perché è una fase molto complessa, una fase che richiede un numero di risorse importanti che a volte i gestori non hanno a disposizione, quindi il monitoraggio è sempre una fase che viene lasciata, diciamo, indietro. Noi proponiamo un applicativo che riesce a proporre una manutenzione e un monitoraggio partecipati, ovvero dà la possibilità di portare all'interno del processo un nuovo attore che è l'utente non esperto. E lo fa con un'interfaccia semplificata, un linguaggio che è stato semplificato rispetto al linguaggio tecnico-scientifico, pur rimanendo sempre nell'ambito manutentivo, e che utilizza l'intelligenza artificiale per suggerire i guasti. Infatti, nell'altro roll-up sono riportate alcune delle immagini che l'intelligenza artificiale è in grado di riconoscere, suggerendo il guasto all'utente che ha meno possibilità di dare un'informazione errata al gestore. Digital Twin perché? Perché abbiamo fatto una serie di sperimentazioni, abbiamo dei progetti in atto nei quali stiamo andando a valutare, abbiamo anche già sperimentato quello che è il dialogo che può esserci tra Must e un Digital Twin, come aumento di flusso dati rispetto alla manutenzione, rispetto a quello che è il comportamento dell'edificio nel tempo e quindi a quelle che sono le sue performance. Abbiamo proposto la nostra applicazione che è stata selezionata per entrare all'interno di questo progetto. Start 4.0 diventa un supporto importante per avere contezza degli spazi che noi vogliamo andare a monitorare con la nostra app all'interno del progetto CTE e quindi vogliamo espanderci anche all'interno di un contesto che è quello museale, andando a verticalizzare l'applicativo sui beni culturali. E quindi Start diventa fondamentale per ottenere tutte quelle che sono le informazioni sugli spazi che consentono poi a Mass di verticalizzarsi su quell'asset.